Debutto a Santo Stefano di Valdobbiadene con la 46esima mostra del Cartizze del Valdobbiadene di OCG. Di lì, weekend dopo weekend, a susseguirsi di appuntamenti fino al 14 giugno con gran finale a Rua di San Pietro di Feletto. La primavera del Prosecco, kermesse itinerante dedicata al Conegliano Valdobbiadene Superiore di OCG, in questo 2015 compie 20 anni e regala ai tanti estimatori delle bollicine italiane più famose nel mondo un cartellone ricco di eventi disseminati tra le verdi colline dell'Alta Marca trevigiana. Oltre a 16 mostre del vino, in agenda ci sono eventi sportivi e gastronomici, concerti e concorsi a tema. Credo che il Prosecco Superiore sia l'elemento d'unione di tutti gli eventi che si articolano in questi tre mesi di primavera del Prosecco. Credo che venire nel Conegliano Valdobbiadene sia un modo di apprezzare il Prosecco Superiore e conoscere un territorio, una storia e una cultura. E credo che proprio attraverso il Prosecco Superiore nel mondo si possa capire cosa c'è dietro questa specialità che è apprezzata veramente nel mondo stesso. Quest'anno abbiamo tutto un programma che punta molto alla valorizzazione più che del vino del territorio. Per esempio, in tutte le manifestazioni quest'anno ci saranno delle escursioni fatte da guide naturalistiche, perché noi vogliamo far proprio vivere, conoscere e amare questo nostro territorio. Quindi proprio questa volontà in questo senso. E quindi passeggiate a piedi, in bicicletta, e poi soprattutto poi anche conoscere, oltre che il vino, anche i prodotti gastronomici del territorio. Ogni mostra si sta specializzando in un piatto della tradizione, in un piatto particolare che ovviamente da padrone lo fa lo spiedo dell'Alta Marca, ma non solo, e quindi la possibilità di degustare proprio le cose più vive, più genuine del nostro territorio nelle nostre manifestazioni all'aria aperta. La manifestazione è stata presentata ufficialmente a Tarso, in provincia di Treviso, nel corso di un incontro che ha riunito tutte le realtà che hanno reso possibile la costruzione di un calendario così ampio e variegato. Cuore dell'organizzazione sono le Proloco. Senza l'impegno congiunto dei tanti volontari delle comunità coinvolte, la primavera del Prosecco non esisterebbe. Sempre sostenuto che un sano campanilismo è la chiave del successo di tanti territori, ma devono essere sempre territori come siamo riusciti a far qua, che non si stringono attorno ad un campanile, ma sanno vedere anche una sinergia con gli altri campanili. Ma l'amore per il territorio e per il proprio campanile è alla base di tutto questo. Quest'anno, data anche la vicinanza con l'Expo di Milano, la cabina di regia dell'accoglienza turistica è pronta a ricevere migliaia di visitatori. Negli anni la primavera del Prosecco si è affermata come il più importante festival enoturistico italiano, di fatto non solo vetrina per il Prosecco prodotto, ma per tutto il territorio che gli dona i natali. È un percorso che ci deve portare tutte le filiere, dall'ospitalità alle cantine piuttosto che la ristorazione, ad aumentare ancora di più gli standard e la qualità dei servizi. L'enoturista, come dicevo nell'intervento, ormai ha delle destinazioni rinomatissime, affermate, che sono certamente il Piemonte, le Langhe, piuttosto che la Toscana nelle varie declinazioni. Ecco, noi proprio per questo dobbiamo essere ancora più stimolati a far sì che ogni percorso, ogni passaggio di questa filiera, ripeto, dall'accoglienza fino al soggiorno completo, quindi alle guide turistiche, alla ristorazione, colga nel segno il bisogno di questo cliente, che significa avere attenzione e unire l'offerta di prima del Prosecco a quello che è un soggiorno lungo o breve, non è importanza. A incantare i turisti ci pensa in primis il paesaggio, insomma, densi filari di vigneti incorniciano piccoli borghi, antiche pievi e castelli, regalando scorci che hanno ammagliato anche artisti del calibro di Bellini e Cima da Conegliano, colline che si candidano ad essere riconosciute patrimonio dell'umanità UNESCO. Noi siamo convinti che le colline del Conegliano Valdobbiadene abbiano degli elementi di unicità che veramente possono essere identificate da un visitatore che venga da qualsiasi parte del mondo. L'obiettivo è sì promuovere il Prosecco Superiore, ma promuovere soprattutto le colline del Prosecco Superiore, le terre del Prosecco Superiore, queste splendide colline che oggi sono candidate a patrimonio dell'UNESCO.
e che noi come Primavera Prosecco, con le mostre, con i volontari, con tutte queste manifestazioni collaterali che abbiamo messo in campo, abbiamo contribuito sicuramente e sosterremo con forza questa candidatura.